ma neanche dell'uomo. Capito? Cioè, è chiaro il concetto? Ma in che senso è colpa nostra? Cioè, oggi non c'è lavoro. È colpa di tutti, per la classe. Scusate, ma. Come si fa? Ma io sai come l'ho scoperto? Quando io cioè, questi dati parlano chiarissimo. Io ho parlato con uno, un politico importante, insomma, che ha anche responsabilità, il governo, cioè, e gli ho detto, ma scusate, ma non è evidente, sai cosa mi ha risposto? E io ho capito tutto. Ma sì, è vero, scomparsa. E ma voi dice, sai cosa mi ha detto? Ah, ma io quando muoio io per me finisce il mondo. Se tu non hai una visione trascendentale, hai ragione, hanno ragione loro. Certo che nel 2050 così, ma anche nel 2060-70 non ci saremo più, chi se ne frega. Se tu non hai una visione trascendentale e pensi hai una visione solo materialista, hanno ragione loro, chi se ne frega. E, questa, e lì si capisce la grande differenza, che diceva De Gasperi, sapete che differenza c'è fra uno statista e un politicante? Che il politicante guarda le prossime elezioni, lo statista guarda le prossime generazioni. Se tu non hai una visione, giustamente la dimensione è solo materiale. Ma noi siamo già morti anche perché che politiche si stanno facendo, ammesso che comunque è molto difficile recuperare questa differenza, anche investendo soldi, convincendo tutti. Cioè, è stata una tragedia questa roba, cioè, una classe politica criminale che ha portato l'Italia qui a scomparire. Chi? La politica non l'italiano. Vabbè, italiano. Chi elegge? Scusi, non è che c'è colpo di Stato, adesso siamo oggettivi. Qualcuno li vota, cioè non è che si sono andati lì usurpando, qualcuno li ha votati. Quindi poi se mi dici che il 90% italiano non conosce questi dati, sono d'accordo, perché qui tutti vivono al bar, ma quando vanno a votare votano, non c'è stato un colpo di Stato oggettivamente, però per questo qua è vero. Riprendendo ciò che ha espresso prima, quindi quando ho chiesto concretamente come è possibile contrastare tutto questo, e oltre ad informare più persone possibili, sensibilizzare più persone possibili, concretamente cominciamo anche a fare qualcosa di conoscenza, sensibilizzazione poi diventa azione. È come se si ripiantasse la piantina, come se la si rifacesse crescere, quindi dalla base, quindi tutto questo processo potrebbe rinnovarsi completamente, magari faccio un'ipotesi ottimistica nel giro di una decina d'anni. Che cosa? Il discorso demografico? Il discorso demografico, i demografi ci dicono che per riequilibrare la situazione ci vogliono 100 anni e un sistema economico che neanche ci immaginiamo per arrivare a zero, pare. Quindi la vedo dura, bisogna trovare... su quello l'azione oggi... Allora, sì, l'azione si può, ha soltanto due possibilità. La via democratica del voto o la via armata della rivoluzione. Cioè, due sole possibilità di cambiamento. Posto che quella armata è difficile, ma comunque... Se va avanti così non si scrive neanche che ci sia poi che scorra sangue. Per ora converrà o conviene tentare di percorrere la via democratica, quella che porta qualcuno a fermare in Parlamento l'accelerazione di questo processo. Poi se andate avanti con più persone che magari la pensano. Sì, sì, ma è un processo che deve partire da qua, dal basso. Se non parte dal basso, non aspettatevi, non arriverà mai dall'alto, perché tutti i poteri sono appiattiti su questa logica del pensiero unico. Nessuno metterà soldi, strutture, non c'è nessuna massoneria. È solo un processo di popolo che nasce dal basso. Solo questa possibilità c'è.
Dopodiché, fine, da solo rassegnarsi. Ecco perché la mobilitazione del popolo e della famiglia è un tentativo di partire proprio dal basso. Per esempio, ma a Circo Massimo c'erano centinaia e centinaia di migliaia di persone, di famiglie che si sono pagate il biglietto, non è che l'ha pagato la CGL o il Partito Democratico, cioè milioni. Quindi voglio dire, è il sintomo che esiste e c'è la possibilità di una mobilitazione. Non è un caso che in tutte e due, sia quello di Piazza San Giovanni in giugno e quello di gennaio, Circo Massimo, siano nati da questa cosa qui. Cioè, il primo fu proprio sul genere, quando ci fu la legge della buona scuola. I genitori si resero conto che stavano entrando tutti quei giochi del rispetto, quelle porcherie che avete visto prima. E quello mobilita, perché tocchi nella carne i figli. Se si fosse fatto, non so, un family day sul quoziente familiare, quanta gente veniva secondo te? Voi sareste andati sul quoziente familiare, perché è un tema importante, ma no, e quando tocchi la carta, su questa cosa, visto che c'è una capacità di creare mobilitazione, bisogna insistere. Io sono venuta qualche anno fa a conoscere, a sentire una sua conferenza, no? E sono stata molto turbata veramente. E quindi con mio marito siamo stati un po' più attenti a scuola per questi progetti. È capitato comunque un progetto un po' ambiguo. E tutta la classe, siamo stati in tre a decidere che non davamo il consenso a questo progetto. Io ho chiesto di poter leggere il progetto. La preside ci ha convocati, diciamo, separatamente e mi ha fatto leggere una nota del ministro Fedeli che diceva che assolutamente dovevamo stare tranquilli perché questo gender non esiste. E però la cosa che, ecco, io e mio marito siamo stati costretti insieme con gli altri due soli genitori a togliere i bambini in quelle ore in cui c'era questo progetto un po' ambiguo. Io poi sono andata a leggere e, avendo sentito, mi ero conosciuto tramite lei, ho trovato immediatamente le parole chiare. Quindi la preside assolutamente era contraria, no? Dico, guarda, inutile che parliamo perché io tanto lo so. Però il foglio che ci hanno dato era sempre